Rendendosi conto che c'è stato un malinteso, Gao dice a Xing che c'è una differenza tra una scossa elettrica e una scossa romantica. Per provare questa differenza, Gao bacia Xing inaspettatamente, ma lei dice che non ha provato nessuno shock. Il giorno seguente, Gao e Xiana discutono della fase successiva del loro piano, che è quello di spaventare Chen facendogli portare tutti i suoi averi, inclusa la scatola del mistero, nell'appartamento di Gao. Altrove, Chen dice a Xing che Gao la ama, ma deve farglielo capire. Le dice anche che il modo per fare ciò è che Gao le compri cose costose come delle borse. Dopo aver ricevuto lezioni di flirt da Chen, Xing chiama Gao e chiede una nuova borsetta. Gao alla fine compra a Xing la borsa più costosa secondo la sua richiesta. Mentre Gao, Xing e Chen sono ancora al centro commerciale, Qin e Xiana si dirigono al sanatorio di Chen ed eseguono la seconda parte del piano che Xiana e Gao hanno discusso prima. Il piano ha successo e Chen sposta tutti i suoi averi, inclusa la scatola, nella casa di Gao. Più tardi quel giorno, gli arriva per portare Xing a fare shopping e, sebbene a Gao non piaccia, lui con riluttanza la lascia andare. Nel centro commerciale, Xing prova a fare del suo meglio per trovare un vestito da infermiera, perché è convinta che Gao li trovi attraenti. Dopo ore di shopping, gli racconta a Xing i suoi sentimenti per lei, ma lei gentilmente lo rifiuta. Tuttavia, gli esprime la sua determinazione a conquistare il suo cuore. Per celebrare il completo trasferimento di Chen, Qin, Gao e Xiana, escono per cena. A metà strada, Gao riceve una chiamata da Lian e coglie l'occasione per sgattaiolare a casa e cercare la scatola nella stanza di Chen. Prima che Gao sia in grado di individuare la scatola, Chen, Xiana, Qin e Xing arrivano a casa, ponendo fine alla sua ricerca. Rapidamente Xing si veste con la sua nuova uniforme da infermiera e inizia a tormentare Gao perché vada a vedere le stelle con lei. Gli altri ascoltano la conversazione e decidono di unirsi a loro, quindi diventa un viaggio in campeggio. Xing all'inizio è arrabbiata per questo, ma alla fine Gao la tira su di morale. Pochi istanti dopo, tutti sono pronti per partire, incluso Chen, che segretamente porta la sua scatola misteriosa insieme a lui. Altrove, Dong rapisce un amico di Chen e ottiene violentemente informazioni sulla scatola misteriosa, su dove si trova Chen e sulla sua relazione con Gao. Rendendosi conto che la scatola deve contenere informazioni importanti, Dong ordina ai suoi uomini di iniziare a pedinare Chen, che in quel momento è con il gruppo. Seguendo gli ordini di Dong, uno dei suoi uomini segue i cinque in un supermercato e scopre che si stanno preparando per un viaggio in campeggio, segnalandolo immediatamente a Dong. Completamente ignari dal fatto che siano in pericolo, il gruppo finisce i loro acquisti e si dirige al campeggio. Durante la cena in campeggio, Dong e i suoi uomini riescono a strappare la borsa di Chen e a andarsene con essa. Xing li insegue, ma Gao la ferma perché è troppo pericoloso. Fortunatamente per il gruppo, Xing memorizza il numero di targa dell'auto, così Qin e Xiana sono in grado di rintracciare Dong e i suoi uomini. Dopo aver individuato il rifugio di Dong, Qin e Xiana iniziano a spiarlo usando un drone. Riescono quindi a scoprire che Dong ha invitato un fabbro ad aprire la scatola, ma il tentativo non è riuscito. Quando Gao parte per unirsi ai suoi compagni di squadra, Xing lo convince a portarla con sé, e Chen, che è ancora sospettoso di Gao, sale su un taxi e li pedina. Usando il dessert come distrazione, Gao è in grado di togliersi Xing dalla schiena. Quando Xing se n'è andata, Gao e un delinquente armato usano alcuni mezzi non etici per ottenere informazioni dal fabbro di Dong sulla scatola. Chen osserva il tutto da lontano e conclude che Gao sa più di quanto dice sulla scatola rubata e non ci si può fidare. Qualche istante dopo, Qin, Xiana e Gao discutono della prossima linea d'azione. Decidono di ingannare Chen e Dong con una scatola falsa. Tornando a casa di Gao, Chen rimane perso nei suoi pensieri sull'intenzione di Gao. Subito dopo, quando Gao, Qin e Xiana tornano, Chen chiede di poter entrare nella cantina per scegliere il suo vino preferito. Gao accetta e porta Chen al piano di sotto alla cantina. Xing segue i due ed è sorpresa di vedere che lo studio di gioielli è stato trasformato in una cantina. Per impedirle di rivelare i suoi segreti, Gao trascina via Xing e la bacia. Xiana assiste al bacio e avverte Gao che dovrebbe rimanere concentrato sulla loro missione. Prima di andare a letto, Xing affronta Gao per il bacio, accusandolo di aver negato i suoi sentimenti per tutto il tempo, ma lui la respinge. Il giorno seguente, Xiana, Qin e Gao si incontrano con un delinquente assunto e escogitano un piano per recuperare la scatola da Dong. Per distrarre Xing, Gao chiede a Yi di portarla fuori. Prima che arrivi, Chen convince Xing che Gao è nei guai e la convince ad andare al rifugio di Dong. Per un po', il piano per rubare la scatola di Chen sta andando liscio, ma tutto va male quando Chen e Xing arrivano. Chen riesce a impossessarsi della sua scatola e nel processo
Xiana subisce un trauma cranico cercando di proteggere Xing. La svolta degli eventi sconvolge Gao al punto che dice cose offensive a Xing e le ordina di scomparire. Dopo che Xing se ne va, Qin dice a Gao di non essere troppo duro con lei perché l'unico da incolpare è Chen. Il giorno seguente, Gao affronta Lian e le chiede di dire a Dong di fare marcia indietro. Xing torna in ospedale per scusarsi con Xiana. In risposta alle scuse, Xiana dice a Xing che non ha né un lavoro né dei valori e non potrà mai stare con Gao. La conversazione è interrotta quando Chen e Gao entrano nella stanza. Le parole di Xiana feriscono visibilmente Xing, quindi se ne va con Yi. Dopo che i due hanno avuto una conversazione, Xing decide di restare con Yi, assicurarsi un lavoro e diventare più simile alle donne di città per essere degna dell'amore di Gao prima di tornare da lui. Altrove, Dong scopre che la scatola che ha ora è un falso e inizia a cercare una pista per trovare l'unico altro uomo che conosce il segreto di Chen. Quando Dong scopre che l'uomo è morto, decide di trovare invece il suo unico figlio sopravvissuto. Quella sera, a Gao manca Xing, ma non la contatta. Fedele alla sua parola, Xing va a cercare lavoro il giorno seguente dopo aver preparato la colazione a Yi. Sull'autobus un buon samaritano paga il biglietto di Xing e l'aiuta a leggere un biglietto che ha trovato in tasca. La nota è di Gao, ed è il suo modo per tenere Xing al sicuro. Nonostante i suoi sforzi, Xing non riesce a trovare lavoro perché le mancano le competenze. Tuttavia, dopo una serie di eventi, finisce per assicurarsi un lavoro come barelliera in un ospedale. Lian affronta Dong e gli chiede di smettere di sabotare i tentativi di Gao. In risposta a questo, Dong informa Lian che ora sta cercando il figlio dell'altro uomo che ha lavorato con Chen, che forse conosce la posizione della miniera nascosta. Immediatamente, Lian abbandona l'idea e incoraggia Dong ad abbandonare la ricerca, perché non vuole che scopra che l'uomo che sta cercando è in realtà Gao. Xiana, Gao e Qin hanno un incontro, e quando è finito, Gao chiede segretamente a Qin un'app per rintracciare il telefono di Xing. Alla fine, Qin dà a Gao l'app e rintraccia Xing in un vicino ospedale. Sopraffatto dalla curiosità e dalla preoccupazione, Gao si dirige all'ospedale, ma fa una deviazione per andare a prendere Chen, che afferma di essersi perso da qualche parte. Mentre sta salendo in macchina, Chen viene investito da una moto mentre cerca di salvare Gao. Poiché Chen è ferito, Gao lo porta di corsa in un vicino ospedale. Lì, vede Xing e nota delle cicatrici sulle sue mani dovute al lavoro come barelliera. Gao fa di tutto per convincere Xing di smettere, ma lei si rifiuta di farlo. Da un flashback, viene rivelato che Chen ha orchestrato l'incidente per ottenere la fiducia di Gao. Apprendiamo anche che Gao ha avuto un'esperienza simile con suo padre. Più tardi, Gao va da Xiana e Qin e incontra Qin che cerca di trovare il codice per sbloccare la scatola di Chen. Dopo aver visto questo, Gao informa Xiana e Qin che intende annullare l'accordo con Lian perché non vuole più indagare su Chen. Questo porta a un'accesa discussione tra Xiana e Gao perché crede che sia troppo sentimentale e li stia mettendo tutti in pericolo. Più tardi, Yi chiede a Qin di aiutarlo a prevenire qualsiasi mezzo di riconciliazione tra Gao e Xing, ma Qin lo rifiuta. Frustrata e preoccupata, Xiana va a trovare Lian da sola. Durante la conversazione, Lian dice a Xiana che non prova più sentimenti per Gao. Ciò significa che Lian non mostrerà più pietà se le cose dovessero andare male. Determinato a far smettere Xing di lavorare, Gao presenta reclami al servizio clienti dell'ospedale, finché non hanno altra scelta che licenziarla. Perdere il lavoro rende Xing infelice, e Gao si offre di portarla a cena, ma lei lo rifiuta perché ha dei piani con Yi. Più tardi conforta Xing, e lui le dà un anello di diamanti. Con la sua prima busta paga, Xing compra regali per Chen, Gao e Xiana, quindi insieme a Yi va a casa di Gao per consegnarli. Durante la visita, Gao è incredibilmente geloso di Yi, quindi prende da parte Xing e si confronta con lei riguardo all'anello e su tutte le attività che lei e Yi hanno svolto insieme. Le cose si fanno intense tra loro, e proprio mentre stanno per baciarsi, Xiana li interrompe. Sopraffatto dalla gelosia e dalla mancanza di attenzione di Xing, Gao decide di andare in un bar. Anche gli altri sembrano interessati, e quindi vanno tutti insieme. Mentre è al bar, Gao passa il suo tempo a flirtare con altre donne per far ingelosire Xing. Lo sforzo che Gao sta facendo per far ingelosire Xing ferisce i sentimenti di Xiana, quindi lei lascia il bar. Fuori, Qin convince Xiana a confessare i suoi sentimenti a Gao. Il piano di Gao funziona, e Xing scatta, dicendo all'altra donna che Gao è il suo uomo. Quando le cose si calmano, Xing e Gao hanno una conversazione intima, e le cose si fanno intense. Proprio mentre Gao sta per confessare i suoi sentimenti per Xing con un bacio, Xiana li interrompe. Rifiutando di fare marcia indietro, Xiana, che ora è ubriaca, procede a riversare il suo cuore su Gao.
Il giorno seguente è il compleanno di Xiana e quando si sveglia, si pente immediatamente delle sue azioni della sera prima. La svolta degli eventi lascia Kim triste, così si incontra con I per discutere dei suoi sentimenti. In risposta, I consiglia a Kim di acquistare a Xiana un dono e continuare a lottare per il suo amore. Altrove, Xing è in un dilemma. Lei ama Gao, ma si sente obbligata a lasciare che Xiana lo tenga. Per porre fine alla miseria di Xing, I la porta in un parco di divertimenti e trascorrono una giornata divertente insieme. Prima che Kim possa consegnare il suo dono a Xiana, lei lascia con entusiasmo il loro appartamento condiviso per andare a cena con Gao. A cena, Gao rifiuta educatamente le avance romantiche di Xiana, così lei si arrabbia e se ne va a metà. Sulla via del ritorno, I porta Xing in un posto romantico. Gli dichiara il suo amore per lei e tenta di baciarla, ma lei rifiuta. Mette in chiaro che ama Gao e restituisce l'anello di diamanti di, spezzandogli il cuore. Più tardi quella notte, Kim si rende conto che Xiana non è a casa. Immediatamente cerca di raggiungerla, ma il suo cellulare è spento, quindi chiama Gao, che le conferma di non essere con lei. Sopraffatto dalla preoccupazione, Kim scatta, attacca Gao e inizia a cercare freneticamente Xiana. Alla fine la trova in un parco e I due ricordano la loro infanzia. Pochi istanti dopo, Gao si unisce a loro prima di partire, annunciando che è ora che si separino. Xiana e Kim cercano di opporsi, ma ormai ha deciso. Il giorno seguente, Xing va a casa di Gao per confessare I suoi sentimenti, ma si chiude nella sua camera. Alla fine, Xing riesce a mettersi in contatto con lui. I due hanno una conversazione intima e successivamente accettano I loro sentimenti reciproci. Tuttavia, Gao fa promettere a Xing di non baciarlo o abbracciarlo in presenza di Xiana e Kim perché sono entrambi tristi. Altrove, Lian e Dong si incontrano. Dong rivela la sua intenzione di indagare sul passato di Xing. Ha sviluppato un interesse per lei a causa delle sue eccezionali capacità. Dopo aver avuto il cuore spezzato, I non ha assolutamente alcun interesse per il lavoro. Si rifiuta di fare qualsiasi cosa, ma poco dopo assume Zuo, un'appassionata di astrologia troppo zelante che lo incoraggia a non rinunciare a Xing. Ispirato da questo consiglio, I porta Xing a pranzo e la informa della sua intenzione di restare nella speranza che un giorno possa imparare ad amarlo. In risposta a questo, Xing dice a I che mentre lei ama la sua amicizia, loro potranno essere amici solo dopo che lui l'ha dimenticata. Nonostante la spaccatura tra il trio, Xiana istruisce Kim per continuare a lavorare per decifrare il codice per aprire la scatola di Chen in segreto. Gli dice anche che si sta allontanando un po' per schiarirsi le idee. Poco dopo, Xiana si trasferisce in una roulotte. Altrove, Gao ha un incontro con Lian. Le assicura che tutto è sotto controllo nel tentativo di convincerla ad abbassare la guardia, ma Lian si insospettisce e ordina ai suoi uomini di seguire Gao e riferire ogni sua mossa. Ignaro di aver suscitato il sospetto di Lian, Gao avvia il suo piano per aiutare Chen a fuggire. Prima però informa Xing che intende imbarcarsi in una pericolosa avventura. Quella notte, Gao dà a Chen un biglietto aereo e lo informa che il volo è previsto per il giorno successivo in anticipo. Insieme, I due uomini hanno un momento emozionante. Completamente ignaro del piano di Gao, Kim rimane dedicato alla sua missione, cercando di capire come aprire la scatola di Chen. Attraverso la sua ricerca, Kim scopre che la scatola è stata progettata e brevettata dal padre di Gao. All'inizio del giorno successivo, Kim si precipita alla roulotte di Xiana per informarla delle sue scoperte. A quel punto, Gao sta per lasciare Chen all'aeroporto, ma presto si accorge che la sua macchina viene seguita. Gli uomini che seguono l'auto sono gli uomini di Lian, così la chiamano rapidamente. Lian è con Dong quando riceve la chiamata, e insieme, I due decidono cosa fare dopo. Lian convince Dong a non agire in modo avventato e dice ai suoi uomini di continuare a pedinare Gao. Mentre sta ancora decidendo cosa fare del suo stalker, Gao riceve una chiamata da Xiana. Gli racconta della connessione di suo padre alla scatola di Chen, così Gao cambia immediatamente direzione e riporta Chen a casa. Qualche istante dopo, gli uomini di Lian si presentano e informano Gao che il loro capo vuole vederlo. Mentre gli uomini stanno portando Gao alla caffetteria di Lian, passano davanti a Xing e I. Xing vede immediatamente Gao nell'auto sconosciuta e ordina a I di seguire il veicolo. Poco dopo, I due sono fuori dalla caffetteria di Lian. All'interno del negozio, Lian ordina ai suoi uomini di picchiare Gao come punizione per averla sfidata. Fuori, I chiama I suoi fan al bar e loro agiscono da distrazione, costringendo Lian a lasciare andare Gao. Il successo del piano porta l'attenzione di Lian su I e Xing e inizia a indagare su di loro. Xing è sinceramente preoccupato per Gao e I due stanno insieme teneramente prima di unirsi agli altri all'interno. Più tardi, Gao, Xiana e Kim discutono della situazione
e decidono di unire le forze e completare quest'ultima missione prima di separarsi definitivamente. In linea con questo accordo, Xiana torna nella casa che condivide con Qin. Quella notte, Gao e Xing hanno un altro momento carino e finiscono per dormire nello stesso letto. Il giorno successivo, la felicità di Gao viene interrotta quando Xiana lo informa che Chen è in realtà Xu, l'uomo che ha distrutto la sua famiglia. Accecato dall'odio, Gao cerca di pugnalare Chen, ma Xing lo ferma involontariamente. Sebbene Gao non porti a termine il suo piano per pugnalare Chen, viene sopraffatto da un profondo dolore e ricorda gli ultimi momenti dei suoi genitori, ricordando che sono morti a causa di Xu. Ancora in difficoltà emotiva, Gao va nella sua vecchia casa e porta Xing con sé. Essere nella sua vecchia casa porta ricordi dolorosi a Gao e innesca il suo trauma passato. Fortunatamente, Xing è lì per lui. Lei lo tiene, dichiara il suo amore eterno per lui e cerca di calmare le sue paure. Da lontano, Xiana è testimone di questo scambio emotivo e questo la fa approvare Xing. Si scusa per le sue parole dure e dice a Xing che possono essere di nuovo amici. Attraverso la visita di Gao alla sua vecchia casa, Dong è in grado di capire che Gao è il figlio dell'ex collega di Chen. Dong sospetta anche che Lian abbia pianificato tutto dall'inizio. La madre di gli fa una visita inaspettata ed è sorpresa di apprendere che la sua nuova assistente Zuo è in realtà Jiayu. Jiayu è l'amico d'infanzia di che ha sempre avuto una cotta per lui, ma i due si sono separati quando lei è andata in viaggio all'estero. Zuo implora la madre di nascondere la sua identità e rivela che vuole usare il suo lavoro come una strada per conoscerlo meglio. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.